Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Non è questa l'industria a cui pensava Enrico Mattei. All'umanesimo del lavoro stiamo passando alla centralità del business. Lo ha detto il sindaco di Gela Messinese, intervenendo come unica figura istituzionale proveniente dalla Sicilia all'Assemblea Nazionale dei Quadri e dei Delegati Sindacali del gruppo ENI e della Saipem, che si è tenuta all'Angelico Congress di Roma. Il primo cittadino ha lanciato l'allarme di un governo sempre meno sensibile alle delocalizzazioni delle grandi aziende italiane, denunciando come il caso Gela sia ben lontano dalla sua soluzione, contrariamente a quanto sbandierato dal Premier Renzi. Il nuovo piano industriale pone dubbi anche sulla bioreindustrializzazione della nostra città, ha continuato Messinese, che si è prima confrontato con i segretari dei maggiori sindacati italiani Camusso e Barbagallo, e vigilare senza sosta per tutelare i lavoratori ed il territorio è una priorità irrinunciabile. Oggi si sigla una grande alleanza tra parti sociali ed istituzioni locali di diverse parti d'Italia, continua Messinese, per scongiurare delocalizzazione e rinuncia agli impegni presi. Altre testimonianze sono state rese dalle realtà di Porto Torres e Porto Marghera. L'assemblea ha annunciato per il prossimo 17 dicembre, in concomitanza con il consiglio d'amministrazione ENI, una manifestazione a San Donato Milanese, parallelamente a 3 mobilitazioni interregionali e 8 ore di sciopero per il 20 gennaio. Maggiori dettagli e approfondimenti durante la prima edizione del TG10 delle 14. Proseguono a Gela gli appuntamenti inseriti nel programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per domani. Oggi alle 17 scampanio festoso e sparo di 12 colpi a cannone, alle 19.30 primi vespri e alle 20 coro sunrise dell'Accademia di Arti Sceniche del Movimento Giovanile Macchitella. Domani, 8 dicembre, alle 11 pontificale presieduto dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, con la presenza delle autorità civili e militari. Il sindaco accenderà la lampada sull'altare dell'Immacolata e rinnoverà il voto di fedeltà. La processione avrà inizio alle 16.30. Una domenica da riflessione per le squadre gelesi impegnate nelle varie competizioni agonistiche. Il Gela Calcio, dopo essere passato in vantaggio fuori casa con Nassi, si fa recuperare chiudendo la partita con il Castelbuono in un pareggio 1-1. Ed un pareggio anche per l'Atletico Gela, che non va oltre lo 0-0 nel derby con la Nissa, mentre perde in maniera pesante il Macchitella Calcio fuori casa nell'altro derby nisseno contro l'Atletico Caltanissetta, con il risultato di 4-1. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.